caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Lazio e Fiorentina. Un saluto da Fabio Caresse e da Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. Potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. La partita è iniziata. Luis Alberto. Lulic cerca di allungare il gioco. Ora Savic, palla in profondità sulla fascia. Immobile, scatta verso il pallone. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Cristiano Biraghi. Benassi. Astori. Benassi. Astori. Benassi, ottimo il fraseggio. Simeone cerca un compagno libero, cerca la profondità sulla fascia. Benassi cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Deve buttare dentro un cross. Prova il cross. Passaggio intercettato. Lulic in avanti, vuol far salire i compagni. Opportunità di ripartire. La mette sulla sinistra. Immobile. Savic. Lulic la gioca a sinistra. Vuole la profondità. Parolo! E c'è il gol della Lazio. La Lazio ha fatto un ottimo scambio che ha mandato in tilt la difesa. Splendida l'intesa tra i giocatori. Si riparte dall'1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Provano a ripartire da dietro. Ecco Luis Alberto. La mette sulla sinistra. Prova la giocata nello spazio. Riceve in ottima posizione. Prova a verticalizzare. Bello questo duello. Ha provato a superarlo e andare in porta. Il difensore però non ha boccato. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Cerca un compagno. Immobile! Grandissima conclusione di Immobile! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto.
La Lazio può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Benassi cerca spazio per l'affondo. Cristiano Biraghi prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Palla intercettata. Il portiere la calcia lontano. Immobile. Ecco Luis Alberto. Luis Alberto. Lancio lungo del portiere. Palla in avanti verso il compagno. Luis Alberto. Bella palla, devi approfittarne. Non c'era spazio. La Lazio riprende subito il possesso della sfera. Può concludere. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Primo tempo che si conclude dunque qui. Squadra a riposo, opinioni sulla gara fin qui? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben... Si riparte per il secondo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Vadeli. Benassi. Gioca con un pallone lungo. Può tentare la conclusione. Perfetta la parata. Lui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. C'è la palla lunga in avanti. Lucas. Prova a prolungare. Riceve il passaggio. Il portiere la calcia lontano. La mette sulla sinistra. Fase di stallo. Tero. E guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Qui siamo di fronte a un fuorigioco millimetrico. Lungo passaggio in avanti. Ora Savic. Colpisce. Eccolo qui, è arrivato il momento del cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Occhio al tiro! Non si fermano più, ancora a segno! E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Dunque. Tiro. Bella rete di passaggi. Simeone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. G.
c'è la palla lunga in avanti. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Luis Alberto con il lancio sulla fascia. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Caicedo dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Immobile. La mette sulla sinistra. La Fiorentina si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Immobile, finora ha già segnato due gol. Pallone alto e lungo sulla fascia. Ottimo disimpegno, la spazza via. E arriva anche l'ultimo cambio a loro disposizione. Ecco, ora viene schierata una torre. Sarà utile in entrambe le aree di rigore nel gioco aereo. E il portiere la fa sua. Gioca una palla lunga. Ancora fuori dall'area. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Cerca un'azione veloce. Immobile. Effetto e lancio sulla fascia. E passa Caicedo. E ha sprecato una grande occasione da posizione davvero molto interessante. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Badeli. Passaggio sulla destra. Buon lancio. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Una vittoria nettissima, con gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? La solidità difensiva è una grande...